من قلبي سلام لبيروت. Rieccoci Don Filippo insieme per un'altra finestra sul mondo, sul mondo missionario. Questa volta siamo un po' più vicini, l'altra volta abbiamo fatto le Filippine, la volta precedente l'Africa, il Mozambico. Oggi ci fermiamo nel Medio Oriente, andiamo a visitare uno stato di cui abbiamo sentito parlare parecchio negli anni passati e non sempre per notizie gioiose. Parleremo del Libano. Del Libano, che è uno stato antico, è citato nella Bibbia tante volte, e le popolazioni sono cresciute pari passo con l'espandersi del cristianesimo, eppure è in questo luogo ha molte difficoltà la realtà cristiana a portare avanti, che comunque arriva da una tradizione molto antica. Incontreremo un missionario che tu hai conosciuto personalmente, padre Damiano Puccini, e quindi io mi interrompo qua, lascio a te la parola per sentire cosa hai da dire su questo missionario e su questo stato. Grazie. Padre Damiano è davvero un mio buon amico, un missionario un po' atipico, perché la prima volta che l'ho incontrato aveva questa lunga veste nera, proprio un prete tradizionale, e apparentemente non ha nulla del missionario. È un prete di origine pisana, era un prete di una congregazione religiosa, i padri della Madonna di Fatima. È stato mandato da questa congregazione in Libano e lì si è innamorato di questo popolo che ha delle radici cristiane fortissime, ha una storia tormentata che dura ancora adesso. Quando è stato il momento di scegliere se rimanere o andare in altre destinazioni, ha fatto la scelta di legarsi alla chiesa locale, è diventato dunque sacerdote cattolico, ma di rito orientale, di rito maronita. In questo modo è rimasto in questa cittadina di Damur, appunto nello stato del Libano, e ormai è da 16 anni che si trova lì. Ha portato avanti diverse opere sociali, diverse cose molto molto belle, dei segni di amore, di misericordia che resiche, non so, secondo me sono un po' come una barchetta che viene sospinta sempre con costanza dalla corrente dello spirito, anche se di tempeste, di colpi di vento ce ne sono tanti. Ecco, ho sempre un po' di come dire, di timore a pensare a queste realtà che vivono in un contesto così difficile. Perché oltre alla difficoltà, uso questo termine, di essere cristiano, poi c'è anche la difficoltà della convivenza, c'è la difficoltà della realtà locale legata anche alla storia, quindi il Libano è stata una terra in cui è intervenuto Israele, è intervenuta la Siria, ci sono state guerre, c'è stata la guerra civile, e quindi la comunità cristiana ha dovuto, come dire, stare in piedi in un contesto estremamente difficile. Sì, davvero. Infatti la cosa che mi ha sempre affascinato, le volte io ho incontrato Padre Damiano nel 2015 e da allora regolarmente ci siamo tenuti in contatto e periodicamente torna in Italia perché ha sempre bisogno di aiuto. La sua opera non è tanto un'opera di carità, è un'opera di perdono, è un'opera di educazione al perdono, perché nella sua parrocchia ha educato nel tempo un gruppo di persone che vanno a trovare le persone più povere, più bisognose di loro, che tante volte sono i discendenti di quelli che hanno fatto molto male ai cristiani locali. Vanno ad aiutare famiglie musulmane, famiglie di origini palestinesi, adesso molte famiglie di origine siriana,
Ecco, una caratteristica del Libano in questi ultimi 20-30 anni è che ha accolto una quantità impressionante di profughi, non tanto il numero assoluto, ma in un paese di 4 milioni e mezzo di abitanti ci sono 2 milioni di profughi, la generazione dei palestinesi, la generazione degli iracheni, la generazione dei siriani. Tanta gente che non sempre ha fatto del bene ai cristiani locali. E il lavoro di padre Damiano, tante volte duro, lui ricordava l'ultima volta che è venuto dello scontro che ha avuto con un uomo della città che gli indicava la mensa dei poveri che nel tempo hanno realizzato che sta facendo un grande servizio. E lui diceva: non è possibile che adesso voi state sfamando quelli che domani verranno a tagliarci la gola. E la sua risposta è stata: se non li sfamiamo, sicuramente domani ci taglieranno la gola. Se oggi li sfamiamo, può darsi invece che ricordino i nostri gesti d'amore, la nostra attenzione che abbiamo avuto anche nei loro confronti e potremo finalmente voltare pagina. Ecco, questa cosa mi ha sempre impressionato. È una speranza che abbiamo anche noi, ci affidiamo allo Spirito per questo, che sostiene la Chiesa e la guida nei flutti, insomma. La Chiesa del Libano è una Chiesa quindi al fronte, nel vero senso della parola, perché ha a che fare con tutte queste realtà. Ma in mezzo a questo avrà avuto anche il problema in questo periodo anche dell'influenza Covid, coronavirus, no? Hai notizie in questo senso? Certamente, certamente, mi sono un po' informato e in parte mi ha informato Padre Damiano nei suoi rapporti mensili, le lettere che manda agli amici. Adesso in Libano ci sono più di 1.000 casi di ammalati di coronavirus, sono morte 26 persone, ma questo è caratteristica comune di tanti stati del mondo, si va a sommare a tanti, tanti altri problemi. Del problema dei profughi parlavo prima, c'è il problema di una contestazione alla classe dirigente che ormai da un anno è messa molto in difficoltà da manifestazioni popolari perché per mantenere il difficile equilibrio tra cristiani di diverse origini, musulmani, stranieri, è stata creata un'architettura politica che adesso alimenta la corruzione. E in più una crisi economica già in atto adesso sta esplodendo in maniera impressionante e anche Padre Damiano diceva che le spese normali per portare avanti le sue opere di carità adesso sono infinitamente più pesanti per un'inflazione galoppante. Dunque sì, tante difficoltà. Anche proprio se una persona vuole vivere una testimonianza cristiana dentro questo contesto. Beh, io mi sento di ringraziarti per queste finestre che apri sul mondo perché in effetti ci portano a sapere, a conoscere delle realtà che sono anche molto peggiori rispetto a quelle nostre. Noi ci lamentiamo sempre del nostro stato, della nostra situazione, di come ci troviamo, però in fondo, stiamo bene, tanti problemi non li abbiamo, tante realtà così difficili non sono intorno a noi, quindi Sì, sono. tra l'altro, scusami se ti interrompo, il Libano ha la difficoltà anche che tutti questi venti di tempesta vengono da fuori. In parte ci sono delle difficoltà interne al paese, sicuramente, ma ci sono tutti i terremoti politici che da sempre ci sono in tutto il Medio Oriente, in qualche modo si scaricano sul Libano, che ha voluto sempre essere un'oasi felice, ma questa oasi più passa il tempo sempre meno è felice. E l'afflusso dei profughi è un sintomo, ma non solo questo. Sì, il flusso dei profughi da un certo punto di vista è anche, come dire, rassicurante perché magari i profughi trovano lì un
un'oasi di pace rispetto al punto dove arrivano. In effetti, quando io ero giovane, ero piccolo, diciamo negli anni 70, il Libano, studiato a scuola, era una piccola Svizzera di quella zona, era la Svizzera del Medio Oriente, quindi viveva un progresso significativo, stavano bene e poi dopo, poco alla volta, le cose si sono deteriorate fino ad arrivare a quello che tu hai descritto. Hai magari dei riferimenti a cui poi poter attingere notizie, quindi magari qualcuno poi vuole informarsi, vuole approfondire questa realtà? Sì, certamente. Beh, sono riferimenti più poveri rispetto alle volte scorse, rispetto ai video che abbiamo fatto in precedenza. Manderò il link di un articolo di Asia News che aggiorna un po' sulla situazione politica, queste dinamiche di cui parlavo. Poi il sito dell'associazione, del gruppo creato da Padre Damiano, We Pour La Vie, dato che la lingua europea tradizionale, quella francese, ha creato questo gruppo, si chiama Sì per la vita, Oui pour la vie. Poi queste cose ve le mando e tra l'altro Damiano Puccini è presente anche su Facebook e lì manda delle lettere che periodicamente invia ai suoi sostenitori, ai suoi amici, in cui racconta alcune piccole storie integrandole all'aggiornamento sulle sue attività. Le sue attività principalmente sono questa mensa per i poveri di cui parlavo prima, un gruppo di volontari che va a trovare nelle case, che più delle volte sono baracche, delle persone più povere, dei profughi, per dare vestiti, aiuti. Poi sostiene alcune famiglie per le loro necessità di salute, per degli interventi particolari, per medicinali antitumorali. Lui poi è di una precisione impressionante, ogni volta che gli si manda un aiuto, lui subito, il giorno dopo, risponde con la mail e allegate tutte le ricevute di quello che ha comprato e di quello che ha potuto ricevere con i soldi che gli sono stati dati, per cui è proprio una garanzia assoluta. Volevo leggervi un brano di una delle ultime lettere che ha mandato. Ecco, beh, lui parla nella sua lettera di aprile che la tensione sociale è enorme ed è sfociata in numerose manifestazioni di piazza, quello che dicevo prima. Adamur prosegue sempre l'attività dei nostri volontari di We Pour La Vie, che cercano di sostenere un gran numero di famiglie nell'acquisto di medicine e la cucina. E dice una famiglia di quelle che noi aiutiamo ringrazia così, anche riferimento dall'epidemia che stiamo vivendo tutti. In mezzo ai disastri più oscuri possiamo sempre trovare un cammino verso Dio. Il coronavirus che invade il mondo intero è nello stesso tempo un cammino che fa avanzare un non piccolo numero di persone verso di lui. Con Dio hanno trasformato il dolore di essere rifiutati dagli altri che li hanno abbandonati in fortuna di essere accolti da Lui. È nella miseria e mai nella prosperità che possiamo distinguere l'amico dal nemico. Dio ci basta, nella condizione buona e cattiva, Lui è sempre presente nella persona di quelli che davvero mi aiutano. Questo brano, questa testimonianza di vita. Bene, ti ringrazio Don Filippo per questa finestra aperta sulla realtà del Libano, però volevo concludere chiedendoti così un pensiero perché tutti noi Chiesa di Como stiamo venendo da questa settimana in cui abbiamo appreso della scomparsa di un confratello, di un tuo confratello. Che interessa tutta la Chiesa, che tu hai conosciuto di sicuro, che è stato anche importante che ha seguito le missioni, vero? Sì, Don Stefano Bianchi, chiaramente per uno delle valli varesine ha poco da dire perché credo che sia passato poche volte nelle nostre zone. Lui è nato a Madesimo, ha
fatto diversi anni servizio pastorale a Livigno e per 5-6 anni è stato anche direttore del centro missionario. È stato uno dei più caldi nel promuovere la nuova missione in America Latina, la missione in Perù. In buona parte lui ha messo le basi di questo lavoro. Don Stefano Bianchi purtroppo è morto improvvisamente, un attacco cardiaco, un malore, è stato martedì che il vescovo ha celebrato a Livigno il suo funerale. Un uomo grande che poi negli ultimi anni ha anche sofferto parecchio, ha fatto molto fatica, è stato anche aiutato da tanti confratelli e da tante persone. Purtroppo questa morte è un'altra ferita per la nostra diocesi ed è bello ricordarlo perché era un uomo di una solarità e di una freschezza evangelica davvero stupenda per me. È stato tutto sommato un amico e anche le fatiche che ha vissuto non hanno intaccato la sua determinazione, la sua semplicità nel testimoniare l'amore per Gesù, ecco. Sì. Ecco, Ecco, un un'altra piccolo. cosa utile, ecco, che però volevo ricordarvi in coda, e un altro riferimento che vorrei darvi nel video. Diversi missionari ci hanno scritto in queste settimane per raccontare come stanno vivendo nei loro luoghi l'esperienza del Covid, del lockdown, eccetera, eccetera. Ed è possibile leggere queste lettere sul sito del centro missionario della diocesi di Como. Dopo appunto mando la pagina giusta da cui si possono leggere questi interventi. Benissimo, io ho un piccolo ricordo di Don Stefano, quando lui, giovanissimo prete, era appena arrivato a Morbegno, perché ha avuto come prima destinazione quella, nell'anno in cui noi oratorio di Cittiglio eravamo in vacanza a Bema, che è proprio sopra, lì abbarbicato sulla montagna, e quindi ho avuto un incontro con lui, uno scambio di qualche parola sul balcone mentre guardavamo la valle, cioè l'inizio della Val Gerola lì sotto. Quindi si guardava e gli avevamo parlato, e questo è il ricordo che ho di questo sacerdote che raccomandiamo comunque al Signore, come raccomandiamo tutta la Chiesa di Como. Grazie Don Filippo di questo incontro di oggi, delle parole che ci hai detto, delle persone che ci hai fatto incontrare, e ci diamo appuntamento per la prossima volta. Grazie e un grande saluto. Grazie a te, ciao. Ciao Don Filippo. Ciao a tutti.